Buongiorno, altra settimana, altro diario di bordo, questa volta con una versione un po' particolare di una Ford, la Ford Mondeo Vignale. Giusto per ricordare e fare un po' di storia, diciamo chi era Alfredo Vignale prima di tutto. La carrozzeria Vignale è stata fondata nel primo dopoguerra, nel 1946, a Torino naturalmente, dove c'erano i più bravi carrozzieri e i più bravi designer del mondo, e per moltissimi anni, fino agli anni 70, ha carrozzato le automobili particolari. Carrozzare voleva dire prendere un'automobile di serie, praticamente smontarla, sventrarla e rifarla secondo i gusti del proprietario. E ce ne sono state di automobili Vignale bellissime, dalle Cisitalia, alle Ferrari, alle Lancia, quindi un'eredità veramente bella e importante da ricordare. Ma da cosa si capisce che sono a bordo di una Mondeo Vignale? Beh, prima di tutto direi dai loghi, dalle scritte che ci sono un po' dappertutto, vedete per esempio sulla chiave, e anche naturalmente all'esterno della carrozzeria. Poi lo si capisce guardando la griglia anteriore, i cerchi, le finiture esterne, i fari anteriori, ma si capisce soprattutto sedendosi a bordo e apprezzando il lavoro che è stato fatto all'interno dell'abitacolo. Beh, stiamo parlando di una station wagon che costa 45.950 euro, quindi certamente non un'automobile a basso costo, e l'impressione salendo a bordo è proprio quella di avere un interno di lusso, un interno che per molti aspetti è più rifinito di una top, di una premium nell'ambito dei 60-70 mila euro. Pelle dappertutto, pelle sui sedili, pelle sulla plancia, pelle sul volante, arredi interni e finiture a mano che sono davvero di alta sartoria. Per il resto, e per quello che riguarda le prestazioni e come è stata realizzata questa Vignale, ce ne parleranno ancora i colleghi della prossima settimana. Il motore è un motore prestazionale, un 2 litri TDCI biturbo abbinato al cambio automatico, e vi assicuro che spinge piuttosto bene. We'll be right back.